giovedì la pallavolo femminile è di casa a Controradio. Dalle 11 si parla del campionato femminile Serie C pugliese, con ospiti in studio. I protagonisti, atleti, tecnici e preparatori commenteranno la vincente campionato di pallavolo femminile. Il giovedì alle 11 la pallavolo è di casa a Controradio. In collaborazione con Farmacia Giuliani Turi. Speciale di Controradio dedicato a Farmavolley Giuliani, squadra femminile di pallavolo che milita nel campionato di Serie C. Un cammino straordinario nel campionato in corso, 16ª vittoria consecutiva, una marcia quasi inarrestabile e ovviamente consolidamento della prima posizione in classifica davanti a Manfredonia. Ne parliamo con un illustre ospite, ma do il benvenuto al nostro Luca Guerra. Ciao Luca. Ciao a te Paolo, ben trovato. Lascio a te il compito di presentare colui che in qualche modo ha un ruolo molto importante per la Farmavolley Giuliani. Esattamente, secondo appuntamento stagionale di questo particolare spazio dedicato al volley femminile da Controradio, dedicato in particolare alla Farmavolley Giuliani di Trigiano. Abbiamo con noi in studio il vicepresidente e direttore sportivo del club, Pierluigi Patruno. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci troviamo a commentare, e questa non è una novità, una vittoria. Sì, è vero, non è una novità. Ci stiamo prendendo gusto e la cosa sicuramente ci fa piacere. Domenica sera abbiamo disputato un gran bel match contro una agguerrita antagonista, il Modugno, che per usare un termine sportivo ha venduta cara la sua pellaccia. E ci ha fatto soffrire perché inizialmente la partita aveva preso una piega, poi un terzo set improvvisamente in blackout ha riportato la squadra sulla terra e le ragazze hanno messo la quinta nel quarto e deciso di portare a casa un 3-1 di fronte ad un bel pubblico corretto di Modugno e davanti a numerosi tifosi che come al solito ci seguono e che approfitto a salutare, visto che nella scorsa puntata ho peccato clamorosamente dimenticando la parte più importante di una squadra, la tifoseria, e ne saluto due o tre al volo perché sarebbero numerosi, ma sicuramente il capo ultra Mirko, e il collega Matteo D'Amico, Pier Domenico Biceglie, tutte le mamme delle nostre ragazze, i genitori e i tifosi che puntualmente davvero seguono le ragazze dentro e fuori. Direttore, è chiaro che qui dobbiamo anche raccontare il segreto di questo successo, perché parliamo di 16 vittorie consecutive. Io adesso sto pensando, no, a quanta invidia in questo momento probabilmente nutrono i tifosi del Bari pensando alle 16 vittorie consecutive di Trigiano nel campionato femminile, perché è un risultato straordinario. Come nasce il successo di questa squadra? Nasce da una programmazione che già l'altra volta abbiamo più o meno descritto. Nasce da una decisione della società durante lo scorso campionato di investire maggiormente, grazie a tutti gli sponsor che partecipano a questa gloriosa avventura sportiva, e quindi in base ad una programmazione fissata nella scorsa primavera abbiamo messo su una squadra che rispetto a quella dell'anno scorso ci sta regalando gioie immense e che, come dice giustamente lei, se fosse un ambiente non pallavolistico ma calcistico, quindi con una palla tra i piedi anziché tra le mani, forse ci avrebbero già proiettato in Champions League, perché con 16 vittorie di fila, non so, sarebbero punti da record anche lì. Obiettivamente impressionante, ma che testimonia da una parte il grandissimo lavoro di questa società, dall'altra probabilmente un movimento che sta crescendo. Io vorrei anche ricordare, direttore, me lo puoi anche confermare, la Puglia ha grande fermento dal punto di vista della pallavolo, sia maschile che femminile. Sì, è verissimo, è uno sport molto seguito. Ci sono realtà maschili come quella di Castellana e di Molfetta che ultimamente negli anni hanno segnato il passo. Il pubblico femminile, quello che si affaccia anche al mondo della pallavolo, è sempre in crescendo, e le nostre società, perché parlo anche magari a nome delle concorrenti, però tra cui sicuramente vige una regola non scritta dell'assoluto rispetto e correttezza sportiva, c'è un tacito accordo, cioè quello di far sempre crescere il movimento, perché è indiscutibile che far sport faccia bene,
poi se uno riesce anche a farlo bene, tra virgolette, la soddisfazione è doppia, insomma. E il nostro compito è quello di raccontarvi le avventure della Farma Volley Giuliani, musica e tra poco ancora insieme ad uno dei protagonisti di questo successo. Torniamo con i Rolling Stones, con un grandissimo classico, ma non parliamo di diavolo però, con il nostro ospite Pierluigi Patruno, direttore sportivo nonché vicepresidente della Farma Volley Giuliani. Parlavamo fuori onda di quella che è un po' la mascotte di questa squadra, che è un piccolo volpino che farà l'esordio sabato contro l'Altamura. È una mascotte per il pubblico più giovane, che ci accompagnerà per la fine della stagione e che animerà magari le partite con piccoli gadget o quant'altro. Insomma, è un divertimento anche per i più piccoli. Speriamo che possa portare fortuna, Luca. La volpe, tra l'altro, simboleggia l'astuzia. Quanta ne servirà per battere Altamura, che è una bella realtà? Beh, parecchia. In ogni partita il mister Salvatore Iaia fa concentrare le ragazze, oltre che sull'aspetto tecnico, coadiuvato da Nicola Laudadio e Francesco De Giglio, il preparatore e il fisioterapista della società. Elabora anche quella che sicuramente è anche una tecnica mentale per concentrare le ragazze dal primo all'ultimo punto, e quindi sfruttare quelle lacune non tecniche ma sicuramente sportive che nel corso di una partita possono presentarsi, infilando dei punti vincenti, sì, con grande furbizia da volpe. Staremo a vedere. Certo, questo è un match delicato, ma che speriamo possa affrontare col piglio giusto questa formazione che, ricordiamo, guida la classifica del girone C del campionato di Serie C pugliese. È una realtà che guida la classifica con 47 lunghezze, seconda Manfredonia con 42 punti. E qui possiamo anche raccontare, insomma, un aneddoto che riguarda questa rivalità sportiva che va oltre il campo. Va oltre il campo, ma per fortuna non intacca quelli che sono gli ottimi rapporti con la società, la città e i tifosi di Manfredonia, perché se la settimana scorsa ci eravamo un po' sbilanciati nello smentire un interesse indiretto della società per l'organizzazione della Coppa Puglia, ieri sera la federazione ha, nella migliore delle tradizioni teatrali, con un colpo a sorpresa, affidato a loro la gestione della prossima Final Four in programma per sabato 4 di aprile, e quindi ci trasferiremo tutti in quel di Manfredonia, dal Salento passando per Bari in direzione Manfredonia, per organizzare, o meglio per disputare, questo importantissimo match che rappresenta il titolo, dopo quello del campionato sicuramente più importante a livello regionale. Un titolo che la Farma Volley Giuliani immagino voglia conquistare quest'anno, perché ormai arrivati lì alle Final Four non ci si può nascondere, ma c'è una preparazione anche che Coach Iaia sta realizzando in vista di quell'appuntamento, oppure prima state pensando solo ed esclusivamente al campionato? Sicuramente il tecnico ha per impostazione vincente, essendo un uomo che non tira mai indietro la gamba, come scopo quello di portare a casa, come ce l'ha anche la società, entrambi i titoli. C'è un allenamento settimanale che magari può essere dedicato ad intensificare la preparazione delle ragazze, però con lo scopo di coprire sia la partita di campionato che l'obiettivo finale di perlomeno disputare la finalissima il 4 di aprile. Insomma, sono dei programmi importanti ai microfoni di Controradio da parte del direttore sportivo della Farma Volley Giuliani. Due titoli praticamente tra la Coppa e il campionato. Chissà se esiste un triplete, ma questo bisogna guadagnarlo sul parquet, diciamo così. Ancora musica e poi l'ultima parte con Pierluigi Patruno. Parla di pallavolo, volley femminile ad Insider, Farma Volley Giuliani di Trigiano, squadra che è prima in classifica nel girone A del campionato di Serie C, con Luca Guerra e il direttore sportivo Pierluigi Patruno. Stiamo raccontando questa bella realtà. C'è però, Luca, un tasto che forse è un po', tra virgolette, una piccola nota dolente, però probabilmente di stimolo per il futuro. Sì, direttore, parlavamo proprio di campionato e Coppa Puglia, obiettivi da conquistare sul campo, poi per realizzare un triplete virtuale c'è l'ampliamento del settore giovanile. Esattamente, il triplete potrebbe essere realizzato con una squadra giovanile che fosse in grado di ambire alla prima posizione. Quest'anno non possiamo sicuramente
elogiare la squadra che con tutti gli sforzi possibili però non riesce ad emergere. Per carità, sono ragazzine promettenti, però sicuramente grazie soprattutto all'ausilio di una figura importantissima nella società, quale quella del signor Enzo Ferrara, che cura particolarmente il rapporto tra il settore giovanile e la squadra maggiore, lo ha fatto per tanti anni, ha un occhio davvero di riguardo per le nostre piccole atlete, e oltre che occuparsi anche della dirigenza delle grandi. Lo scopo davvero della società potrebbe essere quello che già partirà nelle prossime settimane o all'inizio davvero della primavera, il rafforzare un settore che deve essere un pozzo a cui attingere le risorse migliori, le promesse che magari il volley locale può nascondere a livello anche provinciale, possiamo parlarne più in là, ma sicuramente il progetto della società è quello di dare valore alle promesse per portarle poi magari in squadra maggiore, aiutando quelle che sono le bandiere o comunque le ragazze più grandi che da anni militano in squadre importanti. Io credo che questo sia uno degli aspetti più importanti in tutte le discipline sportive, ovviamente di squadra, dalla pallavolo al calcio passando per il basket, perché il vivaio rappresenta il futuro di una società e probabilmente anche quel pozzo da cui attingere eventuali, insomma, introiti, no? Perché sappiamo come funziona soprattutto ad alti livelli. Diciamo che la base di una società si costruisce partendo proprio da lì, lavorando sul settore giovanile. Sì, 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 è verissimo. I giovani sono la risorsa per il futuro, le ragazze in particolar modo promettenti, ripeto, devono essere quelle su cui la società si deve concentrare proprio per dare anche maggior smalto alla squadra più grande e consentire una durata nel tempo più lunga al progetto. Perché saremmo degli stupidi, degli stolti se pensassimo di fare una stagione sì e 10 no con un'altalena più che negativa, quando invece potremmo dare alla società molto più respiro e lunga vita programmando un ingresso delle giovani, proprio perché il settore giovanile, come ci siamo detti prima, un po' in tutti gli sport è importantissimo. Esattamente, e questo sarà sicuramente un cavallo di battaglia del quale parleremo nei prossimi appuntamenti. Intanto l'attenzione è rivolta al match di sabato contro Altamura, altro tassello importante verso la cavalcata promozione. Noi siamo arrivati al termine, Paolo, di questo appuntamento, quindi ringraziamo il direttore sportivo e vicepresidente grazie della Pharma Volley Giuliani Trigiano, Pierluigi Patruno. Alla prossima, grazie. Alla prossima, e termina anche la puntata di Insider dentro la città. Ci ritroviamo come sempre domani a partire dalle 10. Buona giornata da Paolo Ruscito.